Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a stronza di porcellana? Merda! Cazzo, stiamo pronti. Johnny! Non stai morendo. Ci sono io. Johnny. L'odore che senti è la brezza. Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. L'ultimo attacco mi ha quasi ucciso. Quasi. Hai ragione. Non riesco a distogliere lo sguardo. Siamo a Pacifica. Cos'è questo edificio? Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Voglio farti vedere una cosa. Vieni. Perché tra tutti i posti mi hai portato qui? Dammi un minuto, vedrai. Hai preso il controllo? Non potevo lasciarti lì, no. Grazie dell'aiuto. A cosa servono gli amici immaginari? Ti restituirò il favore, se capiterà. Sì, ci conto. Non credo che vivrò ancora a lungo. Già, così pare. Passa dalla finestra. Dovresti riuscirci, credo. Volevi sapere perché ti ho portato qui? C'è un nascondiglio. Qui dove sono io. Aprilo, svuotalo. Queste sono tue. Lo erano. Adesso sono tue. Oh. Oh. 50 anni fa. Guerra messicana. Quando ero giovane, idiota come te, mi sono arruolato in una milizia corporativa. Ero in Messico quando ho capito che a prescindere dalla guerra, le corporazioni vincono sempre e chi perde è la gente normale. Quindi è questa la verità che hai deciso di cantare? Beh, prima ho disertato. Sono finito qui, chiuso in questa stanza. Me ne sono stato a letto a fissare il soffitto per un mese intero. Non mi dispiacerebbe sdraiarmi a guardare il soffitto per l'eternità. È per questo che ti ho portato qui. A rimuginare sulle cose per giorni, settimane. Voglio evitartelo. Perché me le stai dando? Immagina di essere in guerra insieme, di combattere fianco a fianco, io e te. Ti prenderesti un proiettile per me? Sì, lo farei. Le piastrine erano di un uomo che ha sacrificato la sua vita per salvare la mia.
Ho pensato un po' alla nostra situazione. Voglio essere chiaro. Non ti farò nessun torto. Quando sarà il momento, darò la mia vita per la tua. Lascerò che mi cancellino. Le piastrine sono la prova della mia promessa. Io farei lo stesso per te. Sì, grazie. Stai valutando seriamente l'offerta di Anako? Hai un'idea migliore? Non ancora, ma ho una richiesta. Beh? Adam Smasher, il bastardo che mi ha fatto fuori. Qualsiasi cosa mi succeda, lo voglio morto, sepolto. Deve crepare come merita. È questo il tuo ultimo desiderio? Vendetta? È qualcosa di più. E voglio che porti Rogue con te. È importante per me. E lo è anche per lei. Quindi devo dire a Rogue tutto quanto? Credo sia meglio se lo faccio io, personalmente. Tu mandi giù le pillole di Misty e io prendo il timone per un po'. Lo sai che non sono affatto entusiasta del piano, vero? Voglio soltanto parlare con Rogue di Smasher. Poi mi faccio da parte. Promesso. Voglio sapere esattamente cosa vuoi fare. Voglio dire a Rogue la verità e chiederle di aiutarci. Ehi, Satana mi ha cacciato dall'inferno, ti mando un saluto. Mi limiterò a servirle Smasher su un piatto d'argento e a parlare dei bei tempi andati. Facile. E va bene, lo faccio. Per te. Grazie, davvero. Portami all'Afterlife. Ti prometto che non te ne pentirai. Mi sento meglio. È ora di andare. Sento ancora un dolore vicino al tuo cuore. Dubito che quello se ne vada. Hotel Pistis Sofia, giusto? Un bel posto per morire. Ma non oggi.